Allora, eccoci, stiamo salendo sul campanile della chiesa di San Marco qui ad Agnone. Purtroppo, e dico purtroppo, non ho potuto riprendere il suono delle campane perché le hanno suonate alle 11.45, ma avevano detto opla, che le suonavano alle 11 a mezzogiorno, e invece le hanno suonate un po' in elettrico e un po' a mano alle 11.45. Ecco, siamo dentro il campanile e io come al solito c'ho già il fiatone. Ecco. C'è qualcuno ancora? Per fortuna non è tanto alto. Allora, sì, perché io ho già il fiatone alle corde. Eccoci qua. Ciao. E questa, eccoci in cella campanaria. Questa è la piccolina, una piccolina appunto. Beh, effettivamente, queste sono le campane maggiori. L'impianto della Benedetti Giannattasio. L'impianto della Giannattasio, esatto. Ecco, questa è la campana maggiore. Questa è la campana maggiore, la sua nota. Eccola. Poi ovviamente questa è la seconda, per in ordine di grandezza. La seconda, impianto ovviamente della Giannattasio. Ex voto Alessandro Patriarca. Ah, ex voto Alessandro Patriarca. Questa? In memoria del terremoto che c'è stato il 31/10/2002 a San Giuliano di Puglia. A San Giuliano di Puglia, guarda, quello è stato tremendo. Quello è stato tremendo, è vero. Tranne l'insegnante. Queste sono le mezze. Quelle, eccole, sono le due a mezzo slancio. Le due a mezzo slancio con i ceppi Giannattasio a ceppo motorizzato. Questa è la piccolina normale. E queste ovviamente sono quelle che suona a Carion. Ecco la campana che c'è appunto l'isolatore, che effettivamente, questa, se non è, mamma mia, parte il guano. Eccolo, va. Questa, e questa, ragazzi, non è sicura. Va bene, allora, questa quindi il campanone maggiore. Quella abbiamo detto che è la seconda, l'ho già sentita. Sì. Questa è la seconda, eccola. La mezzanella, la piccina. Questa è la mezzanella, questa. La piccina. Poi ovviamente questa. Questa. Quella sopra. Sì, è molto, un mezzo tono più simile. Sì, più alto. Sì. E questa ovviamente è quella che non si suona solo a corda, ma no, ma non c'è problema. No, ma non gliela fai, eh. Ah, eccola. Tutte Marinelli. Sì, tutte Marinelli. Totale sono, mi pare, una, compresa due, pensione. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Della segreteria di Colina. Esatto. Sì. E questa è una piccola chicca. Questo è un cimelio, praticamente. Ascoli Piceno, dai, mamma mia. I nostri amici. Questa è veramente carinissima. Guardate quanto è carina col suo battaglietto a pera. E questa è veramente la squillina. La squillina sta tutta da. Si capisce. Infatti. Vabbè, un Marinelli. No, ma mi sa che è una Marinelli, eh. Mi sa che è una Marinelli perché riconosco quello che c'è scritto sopra, la maniglietta qua su, e sì, o potrebbe essere Villani lì. Potrebbe essere una Marinelli, lo vedi? E che dire? Come ti dico, te dici lì, le prendi, qui c'è la trappola per i piccioni. Ah, beh, la trappola per i piccioni. Va bene, te guarda te, questo è un cimelio. Questo, se non vado errato, era il motore di quella grande, praticamente. Sì, c'è se pensate, sì, capirei. Madonna, ragazzi, questo è un motore, mamma mia. E
Ma questi erano i vecchi motori di una volta, della sera addirittura. Questo sarà stato un sei poli di sicuro, cattivo, tremendo. Basta pensare come sono diventati oggi i motori, come sono piccoli. Ti dico, allora, lì c'è Sant'Antonio Abate. Questa col campaniletto verde? No, quella... la grossa. Ah, ecco, la grossa, ecco, questa. Questa qui. Poi c'è Nostra Signora di Costantinopoli, San Emidio. Quella piccolina, quella bassa. Ah, quella bassa, quella col campanile verde, la cuspita verde? Dovrebbe essere San... aspetta... no, quella è Sant'Emidio, quella laggiù in fondo. Sant'Emidio dovrebbe essere quella. Quella lì ho visto, quella è molto bella, c'ha delle campane bellissime quella, sì. San Amico, mi pare. Mm. No, non lo so, mi potrei sbagliare. C'è da venirci una domenica quando suonano tutte, perché guarda, c'è da farle una a una queste, non c'è niente da dire. Va bene. Grazie quindi per la visita. Io ancora non mi ricordo mai come ti chiami te. Giorgio Neri 94. Giorgio Neri 94, va benissimo. Simpatizzante per Molise e Abruzzo. Ecco, questa pure è molto bella. Questa qui sotto, vedi questa? Che è quella che avevo visto da prima. Quella, vedi, quella è dedicata a San Pietro. San Pietro è qualcosa. E questa invece... quella è San... quella non lo so. Comunque sono ben 14 campanili qui a Dagnone, te pensi? 14. Poi per maggiori informazioni ci sta il video di Gabriele Benvenuto. Lui ne ha messi tanti, sì. Va bene, ok. Allora, per il momento qui dal campanile di San Marco è tutto. Grazie quindi a Giorgio Neri e grazie veramente per questa. E anche al raduno. Grazie. Sai cosa volevo dire?